Tre passaggi per utilizzare la meditazione al massimo della sua potenza. Seguimi in questo video, se ancora non l'hai fatto, iscriviti subito e aziona la campanella per ricevere gli altri video. Molte volte la meditazione viene vista come un processo o un percorso di analisi. In realtà ci sono tantissimi modi per meditare. Avrai notato che attraverso il mio canale ho più di 160 meditazioni e ogni singola meditazione ha un argomento specifico, ha un titolo adatto per quello che vuoi conoscere o scoprire. Ma in realtà partiamo un po' all'origine della meditazione. L'origine della meditazione è quella di familiarizzare col nostro pensiero. Quindi se molte persone mi chiedono come posso allontanare dalla mia vita un mio pensiero, come posso rallentare i miei pensieri, bene, quello è un momento per iniziare ad accogliere i tuoi pensieri, accettare i tuoi pensieri, perché se li vuoi allontanare dalla tua vita, vuoi allontanare dalla tua mente, dal tuo pensiero, è un momento sicuramente importante, sì, ma non per allontanarli, perché tanto comunque quel pensiero prima o poi ti ritornerà, ma di accoglierlo, accettarlo. Perché sta arrivando quel pensiero nella mia vita? Perché proprio in questo esatto momento mi arriva quel pensiero? E quando inizi a farti delle domande, perché sei qui, pensiero? Perché sei arrivato qua nella mia vita? Perché sei presente costantemente nella mia vita? Che cosa vuoi suggerirmi? Che cosa vuoi indicarmi? Che cosa puoi consigliarmi? Perché addirittura un pensiero anche doloroso, anche fastidioso, dentro quel pensiero può esserci la tua soluzione, può esserci la tua risposta. Non buttare via del tutto i tuoi pensieri. Puoi allontanarli? Sì, ci sono tantissimi metodi, tecniche per allontanare i tuoi pensieri, ma non ti garantisco che funzionano al 100%, perché prima o poi possono tornare. Quindi è un buon momento per iniziare a utilizzare questa parola, accoglienza, accoglienza. Il secondo passaggio è esplorare all'interno dei tuoi pensieri. Quindi una volta che inizi a fare una meditazione, per esempio puoi utilizzare una delle mie meditazioni guidate, va benissimo, oppure se stai facendo un tuo percorso in autonomia, ovviamente mi auguro che la prima cosa che potrai fare è azionare il respiro. Un respiro circolare, un respiro diaframmatico, un respiro comunque che ti porti in un rilassamento profondo. E una volta che hai accolto il tuo respiro e sei rimasta, è rimasto lì ad accettare il tuo respiro, anche le resistenze del tuo respiro, allora è un buon momento per esplorare nei tuoi pensieri. Quindi se arriva un pensiero negativo, che cosa fai in questo momento? Che cosa faresti? In base a quello che ti ho detto prima, qual è la prima cosa che faresti? Lo vuoi allontanare? Lo vuoi mettere all'interno di un quadretto e poi vedere che lo allontani e magari vai lontano attraverso la visualizzazione e attacchi questo quadretto lontano, lontano da te, e poi scappi via da quel quadretto? Questo che faresti? Oppure stai lì e accogli quell'immagine e gli chiedi e fai delle domande e entri in contatto con quell'immagine, con quell'emozione. Allora lì puoi trasformare veramente ciò che ti arriva. È allora lì che puoi placare i tuoi pensieri. È allora lì che puoi fermare il momento presente e stare nel tuo silenzio, e stare in quel silenzio interiore dove puoi amplificare, aumentare la tua creatività, la tua intenzione, la tua intuizione, oltre che l'intenzione. Perché quell'intuizione legata alla creatività ti permetterà di trovare nuove risposte, nuove idee, e ti permetterà quell'immagine di dolore nell'avere risposte più concrete nella tua vita, che ti permetteranno altrettanto di creare una vita differente. E magari potresti essere d'aiuto ad altre persone grazie a quell'immagine. O magari all'interno di quell'immagine c'è anche un consulente privato nel quale potrai entrare in comunicazione e diventare tu stesso l'intervistatore. Quell'intervistatore che può permettere in quel momento tra te e quell'immagine di avere delle risposte concrete. Bene, tre passaggi fondamentali, ok? Il primo passaggio è accoglienza, il secondo passaggio è esplorare le tue immagini, ovviamente prima ancora devi concentrarti sul tuo respiro, e dopo puoi familiarizzare col tuo pensiero. Familiarizzare è quindi entrare in sintonia con quelle immagini e lavorarci a tuo favore. E poi puoi liberare la tua mente, fare spazio nel silenzio e trovare altri stimoli.
Bene, mi auguro che attraverso questi video, come ben sai, sono video di riflessione, spunti importanti che ti portano a trovare risposte concrete dentro di te e per fare un tuo percorso personale e privato. Ovviamente, se vuoi avere un coach o comunque un mentore, un consulente al tuo fianco, sappi che il mio lavoro ha la possibilità di fare anche questo tipo di percorso individuale. Quindi, puoi trovare qui sotto il mio sito, intanto puoi anche scaricare un ebook e troverai nel mio sito tutte le altre informazioni per il tipo di lavoro che possiamo fare insieme, oppure magari se vuoi venire anche nei prossimi corsi dal vivo, magari ci possiamo anche conoscere direttamente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!